Buongiorno, inizia oggi l'ultima settimana per le iscrizioni alle classi prime delle scuole primarie e di secondo grado. L'Istituto Comprensivo della Val Nestore ha caratterizzato l'offerta formativa di ciascun plesso ed in particolare oggi parliamo dell'indirizzo Montessori attivato per la prima volta quest'anno presso il plesso di scuola primaria di Piegaro. Affronteremo questo tema per capire cosa significa e quali opportunità rappresenta per l'Istituto di Vallata, insieme al dirigente scolastico, professor Simone Casucci, e a Margherita Di Cesare, formatrice del metodo Montessori e consulente dell'Istituto nel percorso che nel tempo ha portato all'arrivo, all'attivazione di questa sezione Montessori a Piegaro. Buongiorno ad entrambi. Dirigente, che opportunità è questa per l'Istituto di Panicale, Piegaro e Paciano? Qual è la ricchezza di questa sezione Montessori? È sicuramente un'esperienza che ci ha accompagnato in questi 3 anni e il valore aggiunto di avere una sezione Montessori è sicuramente legato al fatto che è un metodo straordinario che ha permesso in buona sostanza di fare una piccola rivoluzione da un punto di vista pedagogico e che ancora oggi ha un valore. Per una realtà come la nostra, sicuramente diventa un punto di riferimento, tanto bene in un territorio dove scuole Montessori non ce ne sono e dove la possibilità di applicare in contesti, perdonatemi il termine, piccoli, ma sicuramente di grande valore, di grande spessore, perché le nostre scuole ovviamente sono scuole di vallata, considerate di vallata o di montagna, ma dove è possibile magari sviluppare proprio grazie alla maestra De Cesare, a degli insegnanti formati Montessori, una piccola rivoluzione che poi in buona sostanza va a coinvolgere un po' tutte le sezioni e tutti i plessi, perché inevitabilmente fare un'esperienza di questo tipo e poi coinvolgere i colleghi in un'ottica collegiale, implica sicuramente un arricchimento per tutti. Grazie dirigente. Maestra De Cesare, qual è il valore quindi di avere oggi nel 2022 una sezione Montessori e quali benefici avrà l'aver partecipato a questo tipo di didattica nello sviluppo e nella crescita degli alunni di quella sezione? Avere una scuola Montessori penso che sia un valore aggiunto fondamentale, proprio perché il metodo Montessori oggi più che mai all'avanguardia, nel senso che è al centro della formazione scolastica, il bambino diventa l'artefice della sua formazione, del suo sapere. Non è l'insegnante, l'adulto a prendere il suo posto, non è l'insegnante che dà dei contenuti, ma è lui che costruisce il suo futuro con l'energia vitale e la curiosità che è insita sin dai primi anni di vita del bambino. Quindi l'insegnante in questo metodo sarà sempre da guida per lo sviluppo personale di ogni bambino. E secondo me questo è fondamentale, sarà un adulto più sicuro di sé, più responsabile di quello che sono le sue scelte e non sono le scelte dell'adulto che pensa di sapere ciò che è bene per il bambino. Noi se pensiamo, se riflettiamo anche al bambino piccolissimo, quando lo portiamo a passeggio nel passeggino, il bambino ha bisogno di correre, di cercare gli angoli sperduti del giardino per scoprire il ragnetto che magari è nascosto sotto un filo d'erba. E se c'è l'adulto che lo limita, quel bambino non va a cercare il ragnetto, ma deve stare attento a non sporcarsi, deve stare attento a non cadere. Non è questo lo sviluppo naturale del bambino, è l'aiutarlo a fare le sue esperienze. Quindi, mai come ora, è importante che a livello di scuola primaria ci sia questo, a tutti i livelli. Sarebbe auspicabile a partire da zero in su, perché Maria Montessori ha iniziato a parlare di bambini.
bambini da 0 a 3, da 3 a 6, 6 a 12 e così via. Quindi ben venga per questo sviluppo naturale del bambino. Grazie mille maestro, grazie per il lavoro che ha svolto. Questo indirizzo sicuramente porterà alla scuola. Ricordiamo quindi a tutte le famiglie che il 28 gennaio scadono le iscrizioni per tutte le prime classi della primaria e della secondaria. Chi volesse maggiori informazioni sulla scuola Montessori di Piegaro o in generale sulle iscrizioni può contattare la segreteria dell'Istituto Comprensivo e tutte le informazioni sono reperibili anche sul nostro sito internet. Grazie. Grazie maestra, grazie a Grazie a tutti. voi, spero di esservi stata utile. Molto. Arrivederci.